Però si è reso conto È un infame maledetto, fermi portate tutti. pazienza perché mi ha caricato l'HDR, Fermi tutti. ma io l'HDR non E l'ho mai. E state tra l'altro è attenti. rimasto sfasato perché. Picchiate anche Toti. No, adesso si è messo fuori. Guarda, era un'idea d'arca con uno spettatore. Ok, tra l'altro è rimasto tutto sfasatissimo perché ho messo l'HDR, ha preso l'HDR del gioco ma non l'HDR di Windows. Speriamo che adesso sia a Però posto. potevi cambiare anche il titolo dello streaming, allora. E titolo streaming non è Finiamo Mission Impossible E Stop. ci dice, vedi che hai Ah, cambiato, ha ce lo cambiato pure dice. qua, ce lo deve dire. Poi se riaggiorni la pagina, poi tu, secondo me ti Ma cambia. perché? Cosa abbiamo su come titolo Beh, c'è dello scritto streaming? quello, no, c'è scritto quello, però nel Cioè, senso. finiamo Mission Impossible Basta? No, c'è No. scritto Mission Impossible e poi Ah. ci sdrumiamo con. Allora, adesso più che altro. E poi non si sa, io Non vedo. so. Finiamo Mission Impossible Simone, guarda un attimo la e. luminosità se la Va, va. vedi, perché non so. Aspetta che apro fuori. Beh, sembrerebbe. Forse lo schermo di. No, non mi piace molto il centrale, mi sembra fin troppo illuminato, Centrale è un però a po' sì, sinistra mi fa sembra veramente quell'effetto un troppo po' quasi. scuro. L'HDR. Perché in teoria dovrebbe avere l'HDR, che purtroppo qui. Adesso però bisognerebbe capire se si vede bene e se si sente. Campo invasivo, Allora, c'è 65%. continua, ragazzi, ma in realtà l'ho avviato soltanto un attimo per capire cosa dovevo fare Sì, con poteva impostazioni manuali. fremare. Senti che Allora, musica. c'è continua, ragazzi, Sì, ma in realtà ok. l'ho avviato C'è la soltanto musica, un attimo no? per capire Direi che la musica c'è. Direi di sì. Allora, adesso speriamo che l'audio sia decente, che non arrivi qualcuno e mi dica: Matteo, non si sente quando parlano, non mi immedesimo, mi viene il pisello molle se non, li sen se non sento bene l'attore lì, che non so come si chiama, che dice le sue minchiate. Ragazzi, purtroppo l'audio è questo. Adesso però Simone lo ascolterà e ci dirà se funziona, se si sente qualcosa. In teoria più o meno dovrebbe sentirsi. Allora, facciamo normale, per un'esperienza da norma senza sorprese. No, ma è Sì, sta troppo andando. presto No, perché ma tu dico, senti. sta Ah. andando, ok. Ci abbiamo anche prendita la comoda, concerto sulla. No, facciamo normale. Non lo facciamo difficile Perché perché magari poi diventa una rottura di cazzo. Non mi sembra il caso. Allora, qui facciamo moderno e non vecchia scuola c'è scritto di. Guarda, è tutto te. nessun aiuto effettivo Non per mi gli fido spettatori. troppo. No, Quindi, perché se ci vabbè. sono degli enigmi, noi siamo delle Esatto, siamo capre. delle capre. Anche se qui, secondo me, è più che ti fa vedere. Quello che devi trovare. Forse la roba che è giù per terra, magari ti viene indicata. Se no. Sì, iniziamo una nuova partita perché non ho visto niente. E speriamo che si veda. Allora, prova a sentire se si sente quando parlano. Adesso tra un attimo. Ah. E adesso quando arrivano. Della Adesso il rospo fa cintura. una brutta fine. Porca troia. Adesso anche questo fa una brutta fine. No, adesso firma. E stirare un coso così comunque. Ah, vabbè, oh, si va a giocare a È Danello. vero che la macchina volta è tipo caramato come peso, però. Sì. Dillo a me, sta spalla che. Ho sentito tirare la testa mentre ho piegato il collo. Un Non è stato alone un nel dolore buio. piacevole. Non ho preso il bref. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Sembra Something che si like that. sente, adesso Così provo a a sentire. metà del telefono. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? Sì. No, detective. Deteriorating melancholy. A parte che possiamo comprare la volta Practically dopo. every member Vabbè, of ci the sono Harvard stato family prima. is driven mad before they Forse grow up. rimano. Non vorrei che faccia il solito maletto Ico, ma. La solita maletta Ico. Magari But così Jeremy almeno. didn't kill himself. Mi sembra altissimo però Is that why he's rispetto. at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned a letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult, Cioè, non è and now they are bellissima, also eh? out No. to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? Inizio a ricordare It's a Rispino coi story capelli he lunghi. tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. Ma tra l'altro lui e lei sono due attori. Viene fuori anche scritto, mi sembra. Forse su quanto fa scegliere. Viene fuori. Posteggiata in derrapata, cos'è? Un po'.
un po', gli piace un po' così. Io non li conosco, sinceramente. Cioè, lui è anche di familiare, lei sinceramente non saprei. And what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Non sono un super esperto di cinema, quindi, cioè, lui però l'ho già visto, lei no. Ma se dai, che cioè, lei non sei un cinofilo. Sì, sono un cinefilo. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how we get la pistola, ragazzi, adesso così entra così. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Ah, giusto, volevo vedere il colore. Per trovare lo zio. Bella, dici io? Perché quando... cosa lì, no, sembra posa. Seleziona il personaggio. adesso qui quelli bravi dicono, chat, chi cazzo dobbiamo prendere? Ma noi, Olga Sukhiova, che Emily credo sia sta Jodie Comer, che io non sì, so chi è. Sarà quella. Oppure lui. Edward Carby. Ecco, no, beh, non cambi, no, ma è il nome del personaggio. Appunto, lo so, infatti io ho letto i nomi dei personaggi. Ah, ok. Lui lo conosco, cioè nel senso l'ho già visto, non saprei dire. Da Davide Porto, no, insomma. Allora, comunque, insomma, adesso quelli bravi, no, dovrebbero chiedono in chat, ragazzi, chi prendiamo? Io adesso vi vorrei far vedere chi c'è in chat. Nessuno. Cioè, e quindi è complicato, cioè non è possibile fare una cosa del genere. Aspettate che adesso uno mi dice che cosa devo non chiedere. Non ho la registrazione, non posso. Come non hai la registrazione? Non è dall'applicazione. Non ho mai l'applicazione. Ah, non è l'applicazione, quindi non puoi scrivere. È quella vecchia, no, quell'applicazione. Quella della chat non c'è, non mi dice niente. È occupato con la chat. Però quella vorrebbe tanto dire di utilizzare lui. Anch'io. Io sono per utilizzare lui, anche se in realtà... Se poi ci dovesse piacere veramente tanto, lo possiamo fare anche con lei, perché ho letto che in teoria... Per fare proprio una cosa completa per la storia bisognerebbe prendere tutti e due personaggi. Però, ragazzi, qui va a finire che sto coso va a luglio, se tanto video tanto. Perché se poi a un certo punto ci sono i video del tour, lo picchiamo dentro così quanto meglio riusciamo, e quindi vabbè. Prendiamo lui. Si toglie il cappello. Si dà già una fragata alla testa, ma... Oh, che fa, io? No, ma adesso... Questa così. Parte l'ho vista prima. È vista lì così. Hello? Hello? Looks abandoned. My name is... It can't be. There has to be someone around. Cazzo, si è sentito un crack che praticamente si è staccato il braccio. Sono tutti incrinkato, ragazzi. Una roba clamorosa. Lei ha fatto una finta come quando ho fatto così. E lì chiude anche la porta. Sì, ha paura che lei lo segua. E che dice, anche quanto è brutta. Vado ad andare da solo. Lei è effettivamente bella. No? Non capisco perché è venuto fuori il puntatore del mouse, preferisco, ma preferisco andare da solo. Adesso praticamente non dico che per me è tutto nuovo, perché io non ho fatto un pezzetto, perché volevo anche capire come ma si faceva il motore. Cos'è? D8. Perché D6. Poi, ecco, questo gioco perché qui... la macchina? Vediamo un po' com'è. Non sì, sembra un po' scuro, ma comunque... Non si può vedere la macchina. È più scuro di come lo vediamo noi, poi sì. Dopo però in realtà è sempre più chiaro di quello che sembra, ho visto. E poi Matteo lo schiarisce in posteri. Sì, potete tranquillamente sognarla questa cosa, perché io non so proprio neanche come si faccia. Matteo è veramente una merda, non vi viene incontro. Non vi dico cosa come sono dovuto fare per diventare matto per riuscire a sfumare l'ultimo video dell'unboxing, che poi me l'hanno visto in 7 persone, cioè proprio una roba. Sette persone. Sono quelle cose che ti danno soddisfazione. Come è possibile che 7 persone abbiano guardato quel video? Io ho buttato via, un sacco di tempo per sistemarlo e poi l'hanno visto in 7. Siete veramente... Vabbè, comunque. Delle bruttissime persone. Delle brutte persone, veramente. E questo lo vedrà anche meno gente, dirà, ma che cazzo me ne frega di Alone in the Dark? E tu dici, vabbè, ok, Alone in the Dark. Ma allora cosa vuoi vedere? Ma allora cosa vuoi vedere? Fortnite, wow. Oppure eSports W, ah no, W niente, quello WRC è quello del eSports FC 24. Ma che ratti. E sentire uno che ci prende a bastonate qualcosa, fa porco, è così e basta. E la gente si esalta a guardare quelle cose lì. Vabbè, ragazzi, non so. Golf. Da noi non lo vedrete mai una cosa del genere. Noi ci incazziamo, ma non lanciamo niente. A parte il fatto che il controller costa, non è che me ne costa scelto. Ecco, non è con la partnership, e neanche con la Microsoft che mi slunga questo. Quindi non è che non ti dà il controller, solo a scatto. Beh, quello secondo te è un gatto o sono delle luci che si vedono così? È un gatto, si è sospente le luci. Si sono sospente le luci, è un gatto che ha sì, è un gatto che non si capisce dove sia andato, perché è sul fondo del barile, però chissà come mai non si vede più. Vabbè. Sono delle presenze. Ma forse sono delle presenze, in fondo non però, ci sono cazzo che casetta. No, è il manicomio. Vabbè, insomma, che struttura. Nota che loro in inglese lo traducono con mansion.
Cioè, ecco, sì, in inglese lo traducono. In inglese dicono mansion, che è come Resident Evil, che è la magione. Sì, certo. Io da Tom's Hardware Italia ho sentito dire la mansione. La mansione è un altro posto. La colpa credo che non fosse proprio di quello che ha fatto il video, perché la recensione era la morosa del capo. Che io dico, Santa Madonna, ma provare... Si chiama Santa Madonna. No, non si chiama Santa Madonna, non dirò i nomi perché per l'amor di Dio, ma no, insomma, a parte il fatto che... Cattivi. Però voglio dire, santo cielo, ma possibile scrivere la mansione? Cioè, ho capito che è scritto mansion, è scritto mansion, però santo Dio, fatti venire in mente che non si dice... Ma poi c'è gente che dovrebbe saperlo l'inglese, lo so io, che l'inglese non ho mai studiato, è possibile che non lo sapesse questa che... Ho capito che è una... Rispetto a me potrebbe essere quasi una ragazzina, però insomma non parlerò male dei giovani giusto perché mi seguono solo quelli, però Cristo la mansione, dopo anche lui quando l'ha, quando l'ha letto poteva correre, poteva rendersi conto, no, perché lui è più lui è più vecchio, cioè avrà tipo, potrebbe avere tipo la mia età, non lo so, perché qui sono dei pennuti che sono carte, ci sono dei pennuti che sono svolazzati in via, da qualche parte, e neanche io li avevo visti prima, però quindi è un albero grande per trovarsi in una serra, però è qui, però è grosso grosso perché la serra è grande. Sì, oddio, veramente la serra praticamente è l'albero, però sì, insomma... in altezza sicuramente. Cosa c'è? C'è rotto un vaso. Ecco, se devo essere sincero, qui ci fa vedere. Se devo essere sincero, ecco una cosa stranissima di sto gioco è che i documenti sono tutti letti. Ah. Sì, sì, parla. Ecco qui, cosa non capisco cosa voglia dire. Cosa cosa c'è qui? Che me l'ha detto anche quando l'ho provato prima. Qualcosa che gli interessa. Non lo so perché queste piante, dici, ma cazzo quelle metto anche in casa, ecco mia. Perché stavo dicendo un'altra cosa quando ho iniziato, poi questo che è uno di quei giochi un po' fastidiosi, perché Simone gli ho detto anche prima, perché allora ragazzi, se avessi chiaro che se avete una scheda super nuova o una scheda da fascia alta o altissima, cioè non è che la mia scheda non costasse un cazzo, il problema è che la mia è una 3090 e quindi comincia a avere cosa c'ha, 4 anni adesso ormai, sono del 2020 le 30. Quindi insomma, non so come farò, ma la mia intenzione è quando usciranno le 50 di comprarne una. Che non sono 50. Quello che cazzo che saranno. Ripartono da casa. Ma non penso, penso che chiamino ancora veramente 50, perché dico, tutti le identificano così al momento, quindi non so. Vabbè, comunque, ma di certo non vado a comprare una scheda ogni due generazioni, ogni generazione, perché vuol dire è un bagno di sangue, quindi non lo fai. Figlioli. Perciò, anche perché con questa comunque mediamente al massimo con ray tracing su qualità, nella, proprio nella peggiore delle ipotesi, giochi con tutto sopra i 60 frame, tolto il maledetto Alan Wake 2 che oltre a non riuscire nemmeno a farsi registrare è veramente un mattone allucinante, cioè quello è veramente una cosa incredibile, per dire, The Callisto Protocol senza nessun tipo di sistema di scaling, comunque con tutto proprio sparato al massimo, e tra l'altro che sto protocollo a me, per quel poco che ci ho giocato fin adesso, mi sta anche piacendo, perché di recente è stato super scontato e l'abbiamo revenduto così, ecco, non mi ricordo più dove devo andare, insomma, comunque quello va tutto, cioè qualche volta ti cala sotto i 60, magari che va tipo 55, quando proprio va malissimo, ma tipo in punti in cui proprio l'hardware viene proprio spremuto da tirargli il collo, ti cala magari quell'attimo un secondo a 48, ma poi va su, cioè mediamente sei intorno ai 55-58 frame, quindi praticamente gioco come se quasi si giocasse a 60, non vale la pena di calare gli effetti o la qualità per 4-5 frame, perché quando sei tranquillamente, non vede perché no lui, ma non vedo, ma neanche cosa? Io ha preso sul drink, perché lui la vita se la tira su quei drink, ecco, non ho idea, cioè, di lì beve il liquorino, sì, tra l'altro non ho neanche idea, è un ubriacone, non ho neanche idea di come diamine si capisca che lui è ferito, tra le altre cose, perché non ho visto un mostro quando tiri fuori la pistola, ok, sì, giusto, rossa. E comunque stavo dicendo, quindi tolto quel caso particolare lì, cioè bene o male è un gioco che, cioè giochi tutto 60, cioè da 60 a salire con ray tracing su qualità, poi è chiaro che magari alla fine dell'anno cominceranno a essere un po' tirate, ma comunque dovrebbero uscire, almeno quando saranno lì per uscire quelle nuove, magari sarà un filo più tirata, ma la mia intenzione sarebbe quella di sistemare tutto, povero il mio portafogli. E il problema è che stavo dicendo che questo è un po' un gioco balordo, perché se non mettete il ray tracing su qualità, magari è intorno ai 40, cioè ci sono dei, va anche sopra i 60, non di tanto,
ma mediamente magari sta sui 48-45, cose così, e cala così, e poi magari torna a 60-65, che è troppo perché Resident Evil 4, che è più bello di questo, anche se questo non è così malvagio, tutto sommato. Lo giocavo a 75 frame, quindi vabbè, senza niente, senza nessun tipo di sistema strano. Questo invece, se col DLSS, quindi lo devi mettere su qualità, perché poi cioè, c'è il DLA che si potrebbe mettere in combinazione all'FSR 2, non è il 2, forse anche il 3 è già uscito, non mi ricordo mai, no, forse no, no forse c'è il 2, sì. Ecco, insomma, comunque si potrebbe combinarlo col DLA, il DLA spinge molto, quindi in teoria uno pensa che le cose si bilancino, invece no, perché l'FSR è così scrauso che comunque la qualità è minore di quella che lo usi con la senza nessun tipo di DLSS e roba così, oppure col DLSS su qualità morale, quindi alla fine te lo devi giocare con DLSS su qualità e arrivi quasi ai 90 frame, tra le altre cose. Oh, una bella bibbia, sempre di famiglia. Questa parla e parla tanto, perché questo è un documento lunghissimo, e a un certo punto parla un uomo, non so perché. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I'm going down a path that you find disagreeable. With help from Batiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. Sembra del tutto. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gri-gri. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of a thousand young. Sacred Son, one dollar. Black cat oil, dollar fifty. Devo sacra l'olio di gatto nero. That makes $2. Forse è lui, è lui che sta parlando. Che sta leggendo quella roba. Che cosa? Forse. A goat without horns. What does that mean? Ah, you must have misheard me, madam. I said no such thing. Please. Sapete che parlano, dicono altro, solo che queste qui non si legge questo altro. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madam. No, please. Vabbè, a questo punto lo stacco perché io non so. Anche perché ti giuro che non ho capito. Cazzo vuol dire? Non lo so, non l'ho capito se è un bug, se cioè la roba è lì, ci ho fatto caso anche prima, ho detto ma io perché pensavo che l'avesse ricevuta lui, anch'io, no? Che però la sua voce. Però poi Pokémon continua. Infatti anch'io quando ho sentito questo, ho detto boh, vabbè ragazzi, il documento colori. Secondo me hanno ciccato qualcosa. E non sai nemmeno che dici sei via radio che quell'altra ti parla. No, infatti non lo capisco. Bisogna trovare qualche altro documento e vedere se si comporta in questa maniera o se. Ma questa è sempre la questa, il manicomio, ci sono i proiettili per la pistola, no, dentro nelle stanze. Oltre a quel, sì, nella cucina poi. Nella cucina. Ma vabbè. Ma scusa, ma quello cos'era? La stanza della servitù, quella di prima. Cioè, da notare che comunque non si poteva entrare. Di quelli che cioè, vivono manicomio, lì. Non si capisce bene. Del personale, non lo so. Tanto di recente non sembrava una stanza da. Ah sì, ho visto quel film con Kate Beckinsale che fa tipo un po'. Ah, sua compagna di scuola. Sì, Kate Beckinsale, mia compagna di scuola, ragazzi, non dategli retta perché Kate Beckinsale, per quanto bellissima donna, però insomma voglio dire, è anche un po' più vecchia del sottoscritto. Ma non era bravissima a scuola, cioè non è che. Cioè, non è che credo che abbia 7 anni in più di me, quindi ha 51. Un
po' di volte. E io onestamente, ragazzi, ho ancora 44. Anzi, lei non è che era non andava mai a scuola, lei è stata, purtroppo l'hanno bocciata un sacco all'asilo, un sacco di anni all'asilo. All'asilo, perché era un po' esuberante. È per quella che è finita al manicomio. E quindi ha finito, no, ha finito. Sto prendendo attestati prosciutti, guardi. Anzi, no, proprio un porco intero. È un porcone. È un porcone. Ma ti è mai capitato di vedere uno struzzo spellato? Eh no, poverino. Guarda che sembra una specie di alieno con un cazzo così. Ecco, ma perché si ma vai avanti a giocare. Ma veramente, sto dicendo cose serie sulla vita. Te lo giuro, l'ho visto, una roba impressionante. Cioè, veramente sembra un alieno, non si capisce cos'è. Sembra un alieno con un cazzo così, ragazzi. Cercate uno struzzo. Cercate, andate a cercarvi le immagini o le fotografie o un video con uno struzzo completamente pelato. Non si vede la testa, perché secondo me era da macellare una roba. Nel frattempo si è sentito, ecco, perché forse non ho sentito un cazzo, ma dovrebbe essersi sentito. No, ma perché? Io quando perché non ho aperto la porta, ecco perché. Io sto qua a fare divulgazioni. Sì, su Kate Beckinsale che è stata bocciata all'asilo. All'asilo 7 anni, scusa, penso. Perché l'hanno quando l'ho fatto adesso, anno sabbatico. Quando l'ho fatto io prima, no? Che non sono andato molto più in là di questo pezzo. Ah, ecco, adesso ho sentito un rumore. Chi è che ha chiuso la porta? No, forse no. Cioè, insomma, praticamente il forno, no, è chiuso. Cosa forno? No, il forno, però adesso qui è basso, per cui non sentiamo un cazzo. Il forno era aperto. Cioè, mi ha dato, ha sentito un rumore e come sembrava quasi che fosse scappato qualcosa fuori dal forno. Infatti sono arrivato qui, ho schiacciato il forno, si è chiuso, no? Che schifo, ma cosa fa? Non lo so, ma non sono schifosi quanto la famiglia quella di Resident Evil. Ma poi che roba è quelli? Resident Evil 7. Ma che roba, terribili. Che blatte che c'hanno. Sì, sì, ma da parte la cucina. Hai mai giocato Resident Evil 7? Ce l'ho in mente, l'ho visto. Ecco, quelli mangiano letteralmente la merda, mangiano. Però. Ma tu l'hai finito il 7? No, devo ancora finirlo. Il 7 a me, ragazzi, so che è piaciuto molta gente, ma a me il 7 e io gli dicevo l'ho giocato un po' in VR, facciamolo Matteo e lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo, detto, facciamo ma tutti partire da però da certo vedere. Puoi fare Resident Evil, è una saga di ventennale e vuoi partire dall'ultimo, non arriveremo ma mai, non è vero perché i primi sono cortissimi, sì. I primi sono veramente veloci, vedrai non lo faremo mai, ragazzi. No, lo so che voi aspettate di vedere l'ultimo giocato da Matteo. No, ma Matteo li facciamo. Sa deve tirare. L'ultimo il 4. Dai, l'ultimo il 4 remake. No, ma l'ultimo nel senso l'ultimo non è quindi l'8. Ce l'ho l'8 però. Beh, per la verità c'è anche il 4 remake, ma cioè, per la verità. Ma dove, come cazzo che e che adesso parlo un altro. It is working after all. While the sabotage has però questo mi sembra che giusto finisce. Perché il problema è proprio qua, let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Cioè, ti rendi conto che comunque credo che chi si vuole se uno inizia a guardare questo video dopo questo momento di gameplay così alto, ma questo è stato un altro colpo. Detto, non sembra sicuro. Sì, perché le porte si chiudono dopo un po'. E quindi si sentono i rumori. È una soluzione che mi piace veramente. No, non posso passare perché hanno sabotato la roba, no? Ah, perché c'è il gas. Da notare che se non ho capito male striscia, no? Sì, beh, in effetti. Ma da notare, se non ho capito male, per passare, credo che vada messo dentro un tassello dentro qua. Che non è chiaro perché chiaramente un tassello ci vuole, non c'è una valvola. Per attivare il riscaldamento in casa dalla caldaia, diciamo i tasselli. Esatto. Invece pensate che il gas generalmente dei fornelli lo apriamo a testate. Tutte le volte arriva a quella dalla caldaia. Hai visto come fa? Cioè, guarda, aspetta. No. Tutte le volte arriva uno con la caldaia che ce l'aziona e poi ci fa sparire qualcosa che dobbiamo cercarlo noi in giro la per corrente la elettrica, infiliamo il pisello non ha preso, lo giriamo di forza e poi dopo si accende la corrente. Non ce la faccio più. Sai che mi sono perso? Non so va in giro a caso. Sono in giro a caso e mi sono completamente perso. E poi ci perdiamo, ma che bel cesso. Tenderei ad escludere di trovare delle presenze demoniache, però prima di far entrare la donna dalla porta. Oh, ho schiacciato, No, è troppo vicino. Ah, non c'è niente. Non c'è niente, forse. È vuoto. C'è un cazzo. Ecco, vedi? No! Senti, Bella madonna. Ti fa il rumore così. C'è una borsetta lì, non la guardiamo. Forghiamo la borsetta di uno. Dai, la prendiamo e usiamo come oggetto contenuto. Sempre lei. Secondo te quello è l'ingresso? Potrebbe. Sì, allora noi facciamo un giro per tutto il resto della casa. Qua la lasciamo fuori aspettare. Cioè, finiamo il gioco e poi gli apriamo la porta. Esatto. C'è un altro drink, va. Perché l'uomo sgamato sa che salteranno fuori mostri soltanto con... Sì, no, c'è di Lottie. I spent all day looking for Jeremy.
I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. Ecco, ma poi un'altra cosa. Adesso, ragazzi, io non sono una persona particolarmente ignorante, anzi. Però quando una cosa non la so, non la so. No, aspetta. Tu adesso mi dici che cos'è un lagnappe. Cos'è il lagnappe? Effettivamente io che cazzo di lingua è? Ma è italiano. Io sono una persona ignorante. Cerca. Io ragazzi, vi giuro. Cioè, io il lagnappe... so cosa sia. Si è aperto buffone. Si è aperto buffone, ragazzi, nel senso che si è aperto. Cioè, adesso, sinceramente, considerato che ho una buona padronanza dell'italiano, se non so io cos'è il lagnappe, credo che non lo sappia nessuno. Magari è una lingua, magari è inglese, però non so comunque cosa sia. Cos'è un lagnappe? È scritto lagnappe con la... Sì, lagnappe. Lagnappe. È italiano? È un piccolo regalo fatto a un cliente da un commerciante al momento di un acquisto. O più in generale qualcosa dato o ottenuto gratuitamente o in buona misura. Quindi è italiano. Può essere usato più in generale per indicare qualsiasi beneficio extra o imprevisto. Cioè, mediamente la gente fa fatica a sapere cosa vuol dire posporre. Io mi domando chi è che in italiano ha mai sentito dire lagnappe. Cosa cazzo è un lagnappe? Sono 44... Ma la gente scrive a posto, a parte, a volte, scrive raddoppia tutte le consonanti. Non sanno mettere la con l'H e gli scrivi lagnappe, non lo so. Io sinceramente, ragazzi, ma di che epoca è un vocabolo del genere? Non lo so, guarda. Perché a me sembra una roba veramente dell'antico, era. I need the key. Adesso saliamo. Zitto, però, No, detto, mi serve la chiave. Io ho visto su Instagram delle tipe con delle belle lagnappe. Cos'è? Ah, la porta bloccata. Cos'è che ha detto? Ah, è bloccato. Beh, ti togli la roba sotto, no? Ma lui da solo ha bisogno di uno strumento apposta lui per togliere la roba sotto. Sì. Della gnappe ha bisogno. Su Instagram c'è pieno di tipi che mettono in mostra la gnappe. Ma cosa cazzo? Cioè, ma tu veramente avevi mai sentito parlare la gnappe? Cioè, io l'ho letto e ho detto, ma avranno sbagliato a scrivere. Sincero, mai sentito. Ma la gnappe proprio per me, la gnappe proprio. Pensa all'estremo della gnappona. Il pupazzo c'era, il pupazzo gnappo, la moglie la gnappe. Oh, ma sai che ci siamo bloccati? Non abbiamo la chiave. Non possiamo far entrare la gnappa. Non possiamo far entrare la gnappa. Aspetta. Ah, forse la chiave qua. Portò giù. Bastava dirlo. Del criceto, del decreto. Cosa abbiamo trovato? Quello è dove sono io, immagino. Il punto bianco. Il punto bianco, sì. Sai nella? Inserviente. Beh, comunque, ragazzi, il nostro... abbiamo la chiave del sappiate pazzo, che il nostro... la chiave di patio. Quindi sarà il quella chiave del Milan. Ma noi adesso... per aprire la mappa. Ah, ok. Giusto, te lo dice. Che così uno... però non si è aperta. Deve andare su mappa. Cioè, devo proprio... ma sono su mappa. No, ah, no, perché... io ho schiacciato il back. Si apre su l'ultima cosa che... io pensavo, sì. Io sono innamorato delle lagnappe. Ho capito, però sì. Tanti uomini piacciono ancora la lagnappa. Però, ma visto che perde il soffitto, Sì, beh, qui secondo me il posto ha oggettivamente qualcosa che non va. C'è una muffa. Forse sarà quelle le lagnappe. No, quella la lagnappa. Quindi è un regalino. È un regalo. Un regalino. Il problema è che non abbiamo trovato la chiave. Il suo cliente o una cosa ottenuta in maniera gratuita. Non abbiamo trovato la chiave che serve comunque qui, sai. Non era il patio, questo non è il patio. No, non è il patio. No, è questa la chiave che ho aperto qui, ma io mi immaginavo... Vabbè, signora, venga. Ma lei è dall'altra parte. E basta che faccia la strada che hai fatto tu, era aperta la porta sotto. Cioè, non è che... comunque, siccome lo dico per quelli... dal garage e vorrai venire... lo dico per quelli che siamo arrivati. Lo dico per quelli che ci snobbano, siccome il nostro canale è anche cultura e oggi avete scoperto cos'è una lagnappa. Sì. E non pensate male. Quella prima, non quella che ho detto io, non è quella che ho letto prima. Ci sono chiavi dappertutto in questo cazzo di posto, hanno chiuso tutto. Ma c'è se pieno di animali qui, adesso vado a salutare l'orso. Vedi che te la dà. È partito il video, adesso l'orso mi aggredisce. No,
pena di no, perché insomma. Certo, so già che è brutta. Non è dall'altra parte che devi entrare. What are you doing? Who are you? Questa compare così. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that Hartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable? How? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough, all of you. Get back to your rooms. McCarthy, keep your eyes on the child. McCarthy, quello del. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff. La Madonna, dove sono andato? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. È così proprio. Case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. Cioè, perdono i pazienti, non glielo dicono manco i parenti. No. Tanto che cazzo. Ah, questa è la parte da quel piano qui, quello che c'è anche nella demo. Demo, quella roba che. È demo. Ma che bello, tappetone. C'è qualche problema con con l'illuminazione, però vedo. Ma li trova te, diciamo, dei petardi. Let's look around. See if we can dig up any clues. Però una stanza della Madonna, cioè quel manicomio qui si pagano i milioni. Guarda quanto è grande. Cioè guarda che razza di stanza. Dillo un po' piccolo per essere una stanza così, potevo almeno farlo. Cioè, porco piffero, ragazzi. Guarda che roba. Altrimenti il manicomio devono star larghi, però gli specchi sono un po' così. Vabbè, però no, quanto è grande. Sì, l'effetto è un po' strano, però ci si specchia, pensavo di. Madonna, Madonna. È uno zoom, non è lo specchio. Però perché noi lo vediamo in teoria, se lui si vedrà così, immagino, insomma, dovrebbe vedersi giusto. Sì. Beh, vabbè, comunque è un effetto un po' strano. Sì. Sarà un po' colpa delle legnate. Quanta roba che c'è da guardare. Tutto. Ah, questo è per parlarle, sto dicendo. Sì. Cos'è questo simbolino per? Cioè, ma scusate, ma qui ma come la tengono le robe? No, vediamo un po', facciamoli. C'è una scatola chiusa. Che manca un pezzo. Ma secondo te devo. Vuoi da fare giro? Però io schiaccio e non succede niente, per cui non posso. Manca un pezzo e poi dopo devi sistemarli. No, però se manca un pezzo in teoria è per farli girare, quindi. Ma lui li vuole tutti. Allora. È un po' il classico gioco del 15, solo che questo è un gioco del 6. Secondo me questo non è 15. Quindi un pezzo dovrebbe mancare per forza per far ruotare le caselle. Però. Tutti per fare la figura. Secondo me ce lo lascia fare. No, secondo me è giusto così, ma ce lo farà fare soltanto dopo aver parlato con lei. Oh, mamma mia, l'uomo nero viene a trovarlo. Aia. E Juan Jesus. Juan Jesus arriva a trovarlo di nuovo. Cosa farà mai? Non lo so, è proprio che non saperlo. Sotto il letto, anche. Sultano malefico. This is veiled face on my knees quite the same way. I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Tarawaya. Would I find you there, Juan? Well, Senora Perosi, back from the beyond. Juan Jesus. Every night I hide from him, moving from one machine of memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even. Sente cose che non ci sono. I wish I understood your death, Signora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest. And I shall weep.
Secondo te ha finito, sì? Penso di sì. Spero di dirglielo. How did you first come to understand such things, signore? How did you know that the battered boil in the basement would lead me to Lafayette Cemetery? Or how the old upstairs clock with its astronomical motifs would take me to that hateful mound outside of Claremont Harbor? Those are my memories, my past. Is there perhaps a chance, if ever so small, for me to see Tarawaya? Oh, I want that more than anything. Please, let my talisman take me there. Let me sit with Juan under his Bodhi tree. Despite having sold me that talisman, Miss Jackson, the voodoo priestess, revealed none of her secrets to me. That's why I had to travel to Tonka. Instead, she cruelly told Baptiste, my caretaker, that he would be betrayed and killed in the most awful way, that the one he loved would pierce his thigh with a sharp spear, and that he would be devoured by his own mother. What a terrible thing to say. The people of DeSeto were becoming dangerous. They do not understand what they are doing. I must do something to stop them. I tried talking to Dr. Gray, but he confuses my worries. He's caught up in treating me. How can he expect evil to be cured with medicine and conversation? The orderlies, the housekeeper, and the patients are all deranged. They will call upon evil to enter this world. All will be lost. Everything. Unless I can find a clock, Mr. Wait. Adesso, Luna. He seems to be a clear thinking man. Maybe Beauregard. In teoria, teoria, a farla proprio per bene, dovevamo fare, ma l'avevamo già fatto vedere a suo tempo. Cazzo, quella per la persona, sai quella specie di demo? Ah, quella che è quello che parla con la ragazzina, mi sa che è questo che è sparito. Che poi lei prende, perché lui dice vai a prendere, vai a spedire, perché devi spedire la lettera, è giusto. Per cui lei spedisce la lettera, gli arriva la tipa che c'è qui con lui e dopo lei arriva. Sì, sì, era così. In effetti mi sembra di ricordare anche che si vedevano loro che arrivavano alla fine della demo con la macchina. No. Hai visto? The dark man offered me a prison. L'hanno incriminato. La federazione gli ha detto che gli ha dato il nero. Esatto. Era un contratto ma minore. Ti sei fiato di Giovanni Gesù? Oh, buon uomo. Except for me. Basta, già finito, sì. Me ne ero reso conto. Ah, qui non ha parlato. Ha fatto una cosa una strana. Foto, vabbè. Abbiamo... C'avevi ragione te. Dipinta. Allora c'avevi ragione te. Devi mettere 6. Vediamo lei cosa cazzo ci dice, però. Sto guardando sotto il tavolo, si sa che cosa. I found a book full of peculiar notes. Have you heard of something called Tarawaya? No. What's that? I might be reading too much into this, but I think it's the place he wants to go to. Oh, okay. Sounds like a clue. Ma cosa sarebbe stato Tortella qui, Tardella? Tardella qui. Tarwella, come cazzo lo pronunciano? Io non ho neanche capito, infatti neanche io come cazzo lo pronunciano. Oh, piastrella. Ma non così. Ah, perché te le fa spostare così, allora. Il concetto è quello, ma molto più semplice di quello che pensavo. Questa è la parte sotto. Mi sembra chiaro. Olè. Difficile questo. Questo è da... Oh, ma che bello l'orologetto. Era più complicato se era come un gioco del 15. Perché vuol dire devi far girare. You know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, ne frega cazzo lei. Lei è lì a cercarlo, ma non gliene frega poi niente comunque. Ma me lo tengo io, però si sta male. Sembra che c'è un tesoro. I would kill the guy, throw some of this stuff out. I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Non è che la trova pesantissima, cioè la cornice. Dipende dalla cornice, sì, pesa, ho capito, no? Però. Che gnocca. Cravatta imbarazzante. Insomma, non bellissima, mettiamola così. Oh wow. That's striking. Beh. I want to save this one. Sembra dottor House che ha visto la morte. Dottor House ha stanzato i maroni. Se dottor House che si spaventa, cioè non lo so, che è successo? È Reflection.
Ma tra l'altro io non sono un grosso esperto. Cazzo. Aspetta, adesso se parla. Beh, poteva portarlo via tutto, non strappare via il foglio. Come on, I want to go see Dr. Gray. Io ero incoglionito, mica da ridere. Come on, let's go. È sempre una scuola. Yeah, I'm coming. Tra l'altro, stavo dicendo, io non sono proprio un espertissimo di Alone in the Dark, cioè ne ho giocati un po' così, a sprazzi, qualcuno l'ho finito, qualcuno... Yes, Emily? Sparita nel nulla. Beh, Emily, che è successo? What the hell is going on? Where am I? Ma, cioè, ma abbiamo un po' cambiato posto? Dai, hai visto la roba? Sei in città adesso. E stavo dicendo, ma io, cioè, non li ho giocati, cioè, li ho giocati un po' a caso, roba così. Sicuro, Hotel St. George, ma quelli che facevano musica, facevano dance, se non sbaglio, o house, non mi ricordo. Com'è il posto, te? E sono a Cuba adesso. Vabbè. Lui, in quello del Dreamcast, che è quello di New Nightmare, io me lo ricordo, lui era un piaccione con la giacca lunga, tipo Highlander, capellone pure, cioè era un tamarro, beh sì, era un po' tamarro, però sai, era un personaggio di quelli più distinto. E però non lo so perché, invece qui lui è così, io i primi sinceramente non li ho giocati, proprio neanche provati. Me li ricordo visivamente, però non li ho giocati, sono sincero. Ma faceva sempre il detective. Sì, e poi tra le altre cose io avevo la sensazione netta che fosse anche in periodi completamente diversi, perché qui saranno gli anni 60. Anche prima, ok, gli anni 60, qui siamo agli anni 40, gli anni 20. Guarda la macchina. Sì, sì. E invece, per esempio, l'ultimo che era uscito sulla 360 e sulla PlayStation 3, che faceva anche abbastanza da cagare, e anche del PC chiaramente, mi sembra che era un gioco moderno. Cioè non erano, cioè non so lui come, cioè lui non invecchia, quindi non so che cosa. La domanda è quanti fatto, cazzo di anni ha? Infatti come ha fatto un patto col diavolo per essere sempre giovane. Se lo diranno in questo. E tra l'altro a fine di quello mi pare di ricordare che non c'era, finiva sempre male, cioè in un senso finiva ammazzato lui, cioè finiva posseduto da un demone, oppure finiva che il demone veniva liberato per aiutare la tipa che c'era con lui nel gioco, ma finì in quella maniera, li condannava al mondo, cioè nel senso comunque andava a finire era sempre nel culato. Sì. Ma poi la scala, ma era così, ma non eravamo saliti in un altro modo. Decisamente era all'aperto, insomma, nel salottone. Infatti, appunto. Beh, bisogna stare attenti perché ci sono i mostri, perché siamo rimasti da soli e ha fatto la roba, quindi... Quello lo definire... Mi sembra un mostro. Quello mi sembra proprio un mostro. Adesso, potrei sbagliare. Al massimo? Cioè, non posso neanche... Vogliamo fare come quel meme lì, quelle robe di... Cosa dici? Gli sparo, gli sparo senza chiedergli come e si chiama? No, un dubbio. Ecco, no. Io sparo. Scusi, uomo pianta. È proprio brutto forte. Cristo santo! Oh! E cazzo, ma il problema... Ma la carica sta pistola! Come cazzo si carica la pistola? Mi sta ammazzando. Eh sì, grazie al cazzo, nel mentre che questo mi ha fatto fuori... Oh, ma gli spari! È all'angolo! Porca puttana! Ma come si carica? Christ, what the hell was that? No. Mi ha fatto buttare via, no, si può ricaricare perché è stato un disastro. Mi ha fatto buttare via proiettili. Mi ha fatto. No, non devi tenere premuto. Io... Ma ci mette tipo due ore, però il problema è quello. È finito all'angolo, com'è che si chiama? Che cosa? Questo qua, cazzo. Edward Kennedy. Come cazzo si pronuncia? È appestato di brutto. Abbiamo fatto la figura veramente dello stronzo tra le altre cose. È il primo nemico. Il primo nemico, sì, non sono morto però. Sì, ho capito, per smettere sì, esatto. Ma perché ci ha messo tipo 20 minuti a caricare? Anche te. Cioè lui deve caricarla tutta, non è che... Ti sei infilato in un buco. Non è che lui spara e poi carica, cioè nel senso butta dentro tre colpi e gli spara addosso. No, no, lui si mette lì con calma, uno alla volta, dice no, che magari che, sai che non è possibile, bisogna aspettare. Grazie al cazzo, così il mostro è arrivato incazzato come una iena, mi ha pestato giù di brutto. Poi io ho visto che li menavano i mostri con delle armi. Si può invertire? Si può invertire? Scusa, secondo te perché non mi viene fuori? Ecco. Se li prendi in testa, muoiono subito. Però devi riuscire a prenderli in testa.
ti proietti di diciamo voluti. Christ, what the hell was that? Secondo me sei, però uno mi ha dato il buco. Subito mi ha detto. No, subito nel senso che quell'altro prima, cioè prima si era... Era rimasto arrappato. Oh Cristo! Ce n'è un altro. Porco due. Ma non c'è un modo per menarli. Cazzo. Ha fatto male, eh? Insomma, abbastanza. Ma dobbiamo sganassone mica da ridere. Non me l'aspettavo. Non sapevo quarto che. Quarto di vita. Il problema è che noi dobbiamo giocare col volume basso. Perché sennò. E io questo mica l'ho sentito. Però io mi ricordo che tutti dicono, sì, prendi... Allora, mi piace perché una recensione diceva che valeva la pena prendere i cosi e pestarli. Un altro dice, no, conviene usare i proiettili, tanto ce ne sono sempre tanti. Un'altra recensione dice di scappare. Un'altra recensione dice scappate e basta, cioè non so. Ma te dici della croce e scappare. Probabilmente sì. Beh, non sono visivamente così brutto. No. Non è bellissimo, però non è neanche così male. No, dai, non è. Cioè, pallisto scrotogol, è graficamente è un'altra cosa, però... Che siamo in strada, va. Anche sono le signorine. Anche Alan Wake, ragazzi. Alan Wake graficamente è molto bello. Peccato che sia pesante in una maniera. Noi dobbiamo andare di là adesso, sulla nostra sinistra. O di là, no, dalla nostra destra. Allora, abbiamo una mappa, adesso la guardiamo. Diceva di guardare. Però la mappa qui non serve. L'emporio all'angolo. Ci saranno le lagnappe. Cerchiamo le lagnappe. Questa nebbia così. Ecco, mi fa pensare che non allora, si. Allora, secondo me le lagnappe. È sera, quindi possono anche uscire da gnappe, però col visto brutto tempo questo forse non sono non è, fuori. Non è tanto un posto dalla gnappe, però no. Magari... Anche perché pali della luce ci sono anche, però sì. Sono tutti spenti. Ma guarda, là sotto c'è una bella lagnappe. Anche siamo usciti... Però... Tu guardavi di qua su questa via, quindi siamo usciti... Però mi preoccupa un po' il discorso di proiettili, perché... L per scattare. C'è un motivo? No, non penso, però io lo sapevo già perché di solito il comando della corsa è sempre no, quello. No, poi l'ho capito, ma siccome te lo dice questo frangente, sì, magari succede no. Qualcosa che devi scappare. Può essere, però c'è anche da dire che non è che... sono al massimo. Cioè, Crispy... Ma perché uno tira i drink dal... Cioè, lui praticamente si ubriaca e ubriacandosi gli sale la vita. È bellissima sta cosa, eh. Sì, soprattutto beve la roba della pattumiera. È arredi ubriaconi di merda. Ma questo secondo te c'è un fuocherello acceso dentro? È una lampada di sì, quelle a lampada... olio? No, è alla... Guarda com'è fatto, secondo me è la lampadina. La lampadina, sì. Anche se sì, la lampadina con cosa va? Non so. Mica ci sono le batterie. Cazzo. Niente, abbiamo due batterie. Ha tutto batteria negli anivi. Ecco, non posso... Non può andare perché c'è la nebbia. Lui la nebbia lo terrorizza. Meglio i mostri, ma vuoi mettere la nebbia no, Scattiamo in bicicletta allora. Vabbè. Vabbè. Mica male. Sai che si chiama questo qui? Con... Adesso ci entriamo, però volevo vedere fuori. Il nome. Ah, il nome. Johnny Conqueror. Johnny Conqueror, perché siamo a Cuba. È andato in ferie a Cuba, però è nel periodo sbagliato dell'anno, c'è la nebbia. Ma che roba, infatti, secondo me non hanno mai visto a Cuba la nebbia. Neanche però... per me, però. Magari sono è una raffica di scorreggia di Fidel Castro. Ahia. Ah vabbè, questo sono bim bim. Non che bella macchina, ma ci saremo negli anni... Può lanciare oggetti contro i nemici e usarli per 20, distrarli. 30. Tocca RT per questo lanciare rapidamente. È già più. Sì, è venuto RT per prendere la mira. Grazie. Ma quali, di che oggetti questo stiamo parlando? Anni 20, 30, Bowman, Führer Car. Sì, ma di che oggetti stiamo parlando? Cioè, no. Tu hai capito? No. Perché io ho in mano soltanto questa roba qua, La roba, quel mattone appoggiato sopra la macchina. Dov'è? Ah, là, lo prendo così. Che cazzo fa? Ma è proprio stronzo. Ma vaffanculo. Cioè, ce n'è un altro qui in terra. Ce n'è anche uno sulla macchina ancora. Sì, è vero. Magari si rigenerano. Speriamo. I famosi mattoni rigeneranti. Saremo anni 20, sì. Queste le macchine. Sì, comunque roba a tirargliela addosso così. Se tengo premuto, prendo la mira e gliela tiro in testa. Io scapperei con la macchina, di esempio, però. Sì, però il problema è che neanche lui sa dove andare, perché... Vabbè, tu vai. Mazza che luce potente. Cazzo, dove andai a fare? Allora, di qua non possiamo andare, suppongo, perché dice che c'è la nebbia, o no? Hai raggio in fondo, dice, minchia che paura. Dice, però, sì, i mostri non sono bellissimi. Uomini pianta. Sono quelli? Che, guarda, non lo so, però quelli che ho visto non erano tanto diversi da quelli lì. Capito. Là, per esempio, secondo te è un mostro o è un lampione? Quello in fondo? Non è un mostro, non si muove. No, oh, allora lì è un...
Non è neanche un lampione. È una roba, sì, una bancarella. Un ombrellone con la bancarella. C'è un problema però. Qui, c'è della roba. Qui si apre, di là si apriva. Cioè. E non abbiamo una cartina soprattutto. Infatti, perché dice, cioè, che non serve. Comunque se schiacci back lui automaticamente si apre su indagini. Apro. Lascia, accetta l'accetta. Beh, adesso. Ok, come faccio a impugnare l'accetta? Y? No. I can't go that way. Ah, ok, RB è l'accetta. Capito. Mi suona tutti i clacson, insomma, i campanellini delle biciclette. Vabbè, adesso tu cosa faresti? Andresti di qua o andresti di là? Io vado prima di là. Andiamo all'Emporio. Gli armeni lì, no? Poi noi abbiamo volume basso, ma questo è uno di quei giochi in cui i personaggi corrono due secondi e poi gli viene il fiatone. Che è un po' fastidioso, come, cioè un po' una scassatura di cazzo. Tipo, che ansia, ma sempre tipo il peggior Roberto da Crema. Quindi... Ma anche di qua si andava dentro? Sì, infatti, anche qui sì, ma qui forse è chiuso. È chiuso però. Si entra nel pollo anche da qua. No, sì. È chiuso. C'è una roba da raccogliere, però questi li apriamo, non c'è mai dentro niente. C'è un'altra accetta, c'è un tubo. Però il problema è se prendo questo mi mollerà giù l'accetta, perché mi sembra che gli oggetti sono monouso. Nel momento in cui si rompe, Cristo. Che è questo? E che ne so, sai. È uscito dal tombino. Ce n'è un altro. Ecco, adesso sono, adesso sì che sono a prendere il tubo. Sì, però lui non è che corra tanto, cioè. È perché un uomo veramente non si fa problemi. Cioè, ma io dico, c'hai dietro un mostro e io non penso che lui vedesse i mostri tutti i giorni. È un investigatore privato. Ma puttana! Sto stronzo! Oh, ma ti pigli! E non lo picchio! Non... Ce n'è un altro. È quello di prima, questo. Che non ho menato. O no. Lo stavo menando. L'hai pestato un po' e poi dopo si è rotto la roba. Secondo te questo che problemi ha? Si è incassato nel palco. Cioè, nel senso che è un po' più deficiente perché si è incassato nel palco. Lo so. Però chissà perché se si incassa. Uè. Comunque corrono, c'è una certa. Fanno uno scattino. Ma poi perché è saltato fuori? Ma scusa. Sì, io sto perdendo un sacco di vita. Oltre a quello. Johnny the Conqueror. C'è un video. Johnny il Conquistatore. Mi sono anche rovinato tutti i vestiti, però sono tutto zozzo. Madonna. Aia. Giovanni Gesù. Non lasciare che sia un compere. Non sei un buon uomo. Sei tu? È questo il tuo store? Non ci sono qui. Siamo both strangers in Jeremy's store. Jeremy did this. How? The pact with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh yeah? How much you paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, compare? Nah, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, compare. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. E lui sparisce nel nulla. Come era comparso nel nulla, lui sparisce nel nulla. Ma è sparito. Sono le chiavi di Battista. Lui è. Ah, è Giulio Battista, quello che giocava a Roma. Anche lui. E l'uomo nero invece è Juan Jesus. Eccola qua,
È una lagnappa questa. Una schifezza, che cosa? È il rettile conservato, ha messo un orbettino dentro nella... Adesso comunque sono... Ah no, è qui Battista, vado lì che guarda fuori dalla finestra. Evidentemente i mostri sono allergici al vetro perché non entrano se c'è il vetro. Che schifo, che lagnappa di merda. Qui non c'è niente. Io continuo a preferire le lagnappe che si vedono su Instagram. Anch'io preferisco quelle lagnappe. Ma hai visto l'ultima moda delle zozze di Twitch? No. Fanno praticamente gli streaming puntandosi la webcam sul culo. Ah, però. Cioè tu praticamente apri il loro streaming. Sì, sì, apri praticamente lo streaming e vedi il loro culo a grandezza dello schermo. Però, cioè, ma guarda che è una roba. Signorine, sì, e tant'è vero che a Twitch dopo che si bello perché continuano. Sì, hanno detto che basta, cambiano il regolamento e non si potrà più mostrare parti intime, cioè puntare lo streaming su parti intime. Ma che certo che lei sembra una puttana, però vuol dire. Cioè, se ne inventano una. I'm gonna stay here for a while. Eh sì, certo, chissà perché, c'è paura. Che tu, dai, Battista. Sì, che te sei bello grosso, Battista, potresti anche darmi una mano. Quanto è alto? Cosa gli dice? Volete accompagnare? Anything I can do for... Sorry, I didn't catch your name. Battista. Sono Junior Battista. Ma perché anche una sorella, Battistella si chiama la sorella. Potresti anche andare se vedi tua sorella come sta, no? All right. I'm heading out. Be careful out there. Ci stia prudente. Vabbè. Sì, ci sono degli strani bug video, dei strani glitch video ogni tanto. Però vabbè, per il resto. Ti piacerebbe andare in camera volevo di uscire così. Per vedere. Ma no, questa non è la roba che dà sul retro. No, questa è la camera di Battista. Scusa, è un negozio. E lui vive dentro qui. C'ha la camera da parte. Sono quelli che abitano maschere... e sotto c'hanno il negozio. Lui vive dentro proprio all'interno del negozio. Vabbè, Battista, stanza. Ti saluto. Il problema è che pochi proiettili. Lo vediamo nella. Ho buttato una fiaschetta. E tra le altre cose, non ho manco. Vediamo adesso se quando giriamo se lui è lì che ci guarda. Dai, sarà lì. Battista, eccolo. Salve, oh merda, guarda, c'è in fondo un altro mostro. È diverso questo. Sì, è anche più brutto di quelli di prima. Chi è questo qui? Non per Manta. E Mantamen. Mantamen, che cazzo. Dai, ma adesso. Ma vi faccio fuori tutti i colpi. Come faccio ad andare avanti così? Tanto questo è il tempo che ricarico e ce l'ho addosso, vedrai se non è vero. Tu dove lo colpiresti? Ma capire cioè, la parte che gli ciondola o la parte in mezzo? Si vede qualcosa, sì, lo vedo. Sì, ma poi in realtà te ho detto, se ma... Sì, beh. Carico 38 in faccia, fatto. Faccia. Oh, meno male che hanno detto che i proiettili sono tanti. Ma io posso, non posso neanche, cioè, non posso neanche prendere le pugni, per intenderci. No, perché sai che ho fatto una cazzata. Potevo tirargli un sasso e un. Magari risparmiavi un culo. Sì. Possiamo anche correre, tanto ormai. Messo medio. Non infatti, messo. Magari poi niente più. Se era difficile, non avevi neanche i proiettili. Partivi senza armi. Infatti, ma magari adesso ce ne dà una quantità indefinita. M16, no, non all'epoca, no. RPG. M16, non c'è granate. Roba futuristica che sì, tanto lui va viene nel tempo perché cavolo te l'ho detto in quelli dopo secondo me lui è molto più e anche lui ha fatto un patto siamo perfino con più Giovanni giovani. Gesù cioè quando giocavo The New Nightmare è quello che era uscito sul Dreamcast, io l'ho comprato sul Dreamcast anche se non aveva l'italiano e c'era l'italiano solo a PlayStation tra comunque e io me lo ricordo bene cioè lui sembrava piuttosto giovane cioè qua ci sembra una persona già un po' più matura comunque è un posto con un sacco di verde che roba ho trovato dei proiettili cioè, è pieno di verde qua Ma vuoi che non abbia un'arma più decente andando avanti? Perché questa onestamente. No, magari c'avrà un fucilazzo. Cioè qualcosa che spari un, mangia beve, no. Un po' più consistentemente oppure un po' più veloce. Perché insomma. La canna è corte. Ma non lo so, non lo voglio neanche sapere. Fa. Un altro cazzone di quelli lì, guarda. Che cazzo? Secondo te l'ho preso, che cazzo gli ho fatto? Gli hai tirato un. Cristo santo! E non riesco a prenderlo senta. Perché. Ma come abbia fatto in che ghiaccio? Si è morto, ha preso fuoco. Quindi dopo un paio di volte che si è fumicato. No, ma dov'è che abbia preso fuoco la prima volta? Cioè, era una morto, cosa c'avevi in meno? Ma lo sai te, io. Era G8. Io ero vicino e facevo così e tiravo. Mi sono tutto bruciacchiato anche. Oh, cazzo. Guarda che roba! Sembra Carlo Conti. Siamo Indiana Jones dopo che, non so, io a. Non so cosa può essersi Carlo fatto. Conti. Carlo Conti è diventato. Non è più. È tutto biscottato. Ma è adesso sei uguale all'uomo nero. Guarda. Vabbè,
io volevo capire se c'era qualcosa da raccogliere, ma mi sembra proprio di no. Ma se però te adesso è tornato normale, più o meno. Cioè, se sì, dopo un po' si perde le bruciature. Ma secondo te si è anche fatto male? Forse no, perché forse no, bisognerebbe vedere la vita. Mi sembra più o meno come prima. Ma forse se si è fatto male, si è fatto male poco, anche se è preso fuoco. Lui non mi ha toccato comunque. Si è acceso che noi siamo un attimo, arrivati al checkpoint che... adesso spegniamo perché siamo siamo 22. Ma è uno studio rete che abbiamo fatto. Sì. So che ecco che coglioni. Che coglioni. Ma questo poi ma porco due. Ma no, vada via, non voglio. Che fai, è caduto alle scale? Che è successo? Non penso. E ma guarda, si è alzato tutto un po' così perché minchia. Che botto. Minchia paura. Com'è caduto alle scale? Comunque è problematico perché per non fare sentire, per non avere troppo audio del gioco dentro nella, bisogna tenere basso, ma noi facciamo fatica e non li sentiamo più di tanto. Chi ha messo tutti i tipi? Guarda che si incendia. Che cazzo, ce n'è un altro! Ma non è possibile! Lì, eh! Cioè, non è che. Poi tutti in legno ha messo giù tutti questi cosi. Io tiro questa, guarda, questa roba qui. Vai! Beh, colpo! Vai! Ma non si è fatto una sega. Diciamo che il primo l'ha sentito di più. Non è molto orrorifico. Più che altro che ti caghi la mia. Basta, me ne vado. Adesso ce ne sarà sopra pieno, vedrai. Sarà qualcosa. No, ti è chiuso. C'era questo. Ma cazzo, ci sono le munizioni. Sì, però, porco mondo, volevo tirargli addosso qualcosa. Sto richiudi. Ma c'è una bottiglia, una bottiglia. Sto richiudi qui. Yeah, beccati qui. Ma c'è le Molotov lui, non è che. Lui c'ha delle. E non muore. Tu ricordi il mitico Ricchiuti come giocare a Rini? Ricchiuti. Come fai a dimenticarti i Ricchiuti? Allora. Poi c'è anche Ricchiuti e Ricchiuti. Giocare a Rimini quando c'era la UMB. Non c'è niente. No, c'era roba a tirargli, cioè mi è scappata via. Non... Ah no, è uno sgabello questo. potevo tirargli uno sgabello, secondo me. Se facciamo si siede. Ah no. E c'ho Giugiu. È una lanagnappa il Giugiu. Ma più bello perché non. Cioè, è una roba così, non è? Quindi abbiamo trovato la lagnappa di Giugiu. Spero che sia una ragazza. Proprio Giugiu è proprio una gran lagnappa. Cioè, perché se era la lagnappa di Giugiu, lagnappa Giugiu di è un Giugiu. Uomo. Pure la lagnappa di Giugiu. Appunto dico. Comunque i mostri restano giù. E pisciano fuori anche una finestra qui che è stato un corridoio dove ci sono le porte da parte. Beh. Vabbè, no, è un terrazzo. Ma che terrazzo? Tipo terrazzo. Tutto comune. Sì, no, ma ok, ci sono le porte, ma sono quei posti che ti apri. Che puoi aprire. Poi ne stendi uno che sta passando. Vabbè, si presuppone che non è che spalanchi le porte. Cioè, sai, come sei proprio una gran testa di lagnappa. Sai cosa succedono quelle cose qui nei condomini? Poi nascono i litigi. Ecco, sono svato. Miss Jackson Seance Parlor. La sala delle sedute spiritiche. Signorina Jackson c'ha la sala devi indirizzare il quadro. Ragazzi, comunque, allora interrompiamo qua. Posto. La prossima volta riprenderemo con tante belle lagnappe. Sì, speriamo che ci sono dopo voglio proprio chiederglielo alla mamma se sa cos'è una lagnappa. Sono proprio curioso non di lo sapere. Sa nessuno, secondo me. Non lo sa nessuno, ma comunque. Non lo sa nessuno. Può sembrare qualsiasi cosa. Comunque, vabbè, allora, per stasera siamo a posto, quindi ragazzi, adesso se non ricordo male, vediamo, verifichiamo, sì, ha salvato, sì, è giusto. Quartieri francesi, siamo nei quartieri francesi, vedi? Non so perché quando schiacci poi viene fuori i due tasti, anziché sia la tastiera che... Che posto, siamo nei quartieri francesi, comunque, siamo nei quartieri francesi. Allora, la prossima volta andiamo da qua, andiamo avanti da qui, chiaramente, per stasera abbiamo finito Mission Impossible, è stata molto dura, e riprenderemo da qui. Avevamo paura di non riuscire a... Sì, no, è andata oltremodo bene perché sinceramente per come è pensavo che sarebbe stato un dramma. Per cui stasera siamo a posto e abbiamo fatto. La prossima volta andiamo avanti con questo. Poi adesso io sinceramente ti ho detto, secondo me andiamo già con questa. Secondo me il tour probabilmente non l'abbiamo ancora iniziato perché... Se ne hai così tanti anticipa. Fai due video no, a settimana. No, è brutto fare due video a settimana. Vengono buoni se c'è da infilare dentro in qualcosa. Tanto quando inizia il tour è meglio infilare dentro qualcosa, perché sennò la gente... Ci scappano tutti gli nuovi iscritti, no, sono tantissimi. Nel tour già ce lo prendiamo qualcosa. Ce lo infilano già, non è che... Esatto, quindi... No, a me sembra che... Allora, credo che l'ultimo di Mission Impossible, prima di quello di stasera, dovrebbe essere il 29 di aprile.
Quindi quello dopo va, la seconda parte di questo andrà ai primi di maggio più o meno, circa, un po' prima di metà maggio. Quindi ci saranno ancora tranquillamente 3 o 4 volte, sì, prima del tour, perché poi dopo Non lo sì, il tour finiamo in esce i 3-4 primi di volte, no? giugno, probabilmente non lo finiremo prima del tour, ma comunque vabbè, lo pianteremo dentro. Intanto lo guarderanno tipo 2 persone, se andrà bene. Sappiamo chi lo guarda, Gianni. Sicuramente Gianni lo Gianni! guarda. E poi dopo c'era un ragazzo che ci aveva detto che ci ha fatto l'avviso della storia dell'indirizzo, che è così. Ecco, lui è Ah, stato molto gentile. Adesso non se la prenda male, non mi ricordo come si chiama, porca c'è la miseria. Domando scusa, ecco, magari lui che ha detto che siamo molto simpatici, evidentemente è un problematico come noi per trovarci simpatici, ma ecco, magari lui per sbaglio lo guarda 5 minuti e poi dice: ma cos'è sta merda? Non ci sono abbastanza lagnappe, va a no, guardare allora qualcos'altro. non è che le Vabbè, lagnappe quindi si trovano tutte comunque su Twitch. vedremo. Esatto. E basta, per cui niente, per stasera siamo a posto, la prossima volta sicuro che c'è ancora questo qui, ragazzi. Cioè, nel senso, Massimo potrebbe capitare, no, non capita niente. Perché se uno si mette a guardare lo streaming proprio, se no, se anche dovesse essere sentito qualche video, magari qualcuno mi chiede di emulatori, roba così, ma sicuramente lo mettiamo prima, perché se uno me lo chiede adesso che siamo a Ah, fine beh. di marzo, non è che glielo posso far vedere No, beh, è chiaro. a metà di maggio, ecco, quindi sicuro sarà Mi così. Per raccomando, cui ragazzi, niente. tenete le lagnappe al caldo, Esatto, non che si poi sa andrò mai, freddo, per che cui andasse a abbassare niente, le temperature. esatto, tantissimo, fa molto freddo qui da noi ultimamente, in questi ultimi giorni. Niente, detto questo, grazie tanti di averci seguito. La prossima volta si continua con questa, con la caccia alla lagnappa. Ciao 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 Ciao. ciao 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 ciao.